Sfiora i 27 kg annui a persona il consumo di prodotti ittici in Italia. Lo dicono gli ultimi dati della FAO che registrano una crescita anche nel 2018. Il consumo è aumentato grazie anche alle raccomandazioni della comunità scientifica che gli riconosce grandi proprietà nutrizionali e secondo le previsioni i numeri tenderanno a crescere. Ma come riconoscere dove trovare il pesce fresco anche in aree lontane dal mare, come l'Alto Casertano? Lo abbiamo chiesto a chi ogni giorno e da anni lavora nel settore. Buongiorno, innanzitutto dovete venire da noi al centro commerciale Elefantino e quindi acquistare la nostra fiducia. Poi, innanzitutto, per riconoscere il pesce fresco c'è bisogno di guardare la solidità della carne del pesce, l'occhio che deve essere limpido, la sua viscidità, il suo odore, le sue branchie belle rose, vedete? Non devono essere biancastre, opache, ma devono essere bensì lucide. Ecco, per esempio, lei oggi che cosa suggerirebbe di comprare? Beh, perché no? Questo bel branzino io lo acquisterei molto volentieri, perché come vedete, a parte che sono allevate nei nostri mari italiani, e quindi, beh, anche qualche oratina, perché no? Che cosa consiglierebbe come ricetta? Come ricetta? Se lei dovesse fare una ricetta a volo, sì. Che cosa consiglierebbe? Allora, è molto molto veloce. Beh, il pesce innanzitutto come cottura deve essere minima, perché altrimenti la carne diventa stopposa. Perché no? Un bel filetto di tonno molto molto veloce, fatto con della granella dei pistacchi, è passata un minuto sulla piastra antiaderente con un filo d'olio crudo, un bel piatto. Accompagnato magari da che cosa? Qualche contorno, una zucchina grigliata, altrettanto bella, veloce, semplice.